Buonasera e bentornati al Paleo d'inverno. Questa sera parleremo proprio di una notizia arrivata oggi perché appunto è arrivato il protocollo equino per il 2024. Tante quindi le cose da approfondire, di cui parlare, ci sono anche alcune novità e noi lo faremo questa sera con i nostri ospiti che ringrazio e saluto. Viola Carignani, che è la voce ormai di tutte le nostre copertine, lo sarà anche stasera, ma questa sera abbiamo il piacere di averla anche in studio. Viola, grazie mille. Ciao Veronica. E poi Francesco Ticci, che è ovviamente Buonasera. Ex Fantino, ma non solo, anche fa parte del consiglio dell'associazione proprietari, allenatori e allevatori di cavalli da palio. Qui parliamo ovviamente di cavalli, di proprietari, perché nel protocollo ovviamente si parla di questo e quindi insomma sarà fondamentale con te approfondire molti temi. Tra l'altro l'associazione ha partecipato ad alcuni incontri con il sindaco nelle scorse settimane, anche negli scorsi giorni, così come lo hanno fatto i capitani, e poi dopo questi incontri appunto oggi durante la giunta comunale è stato appunto uscita l'ordinanza che riguarda proprio il protocollo. Allora, noi prima però di andare a commentare nel dettaglio il protocollo equino per il 2024 con i nostri ospiti, sentiamo come di consueto la copertina, che ovviamente è a cura di Viola Carignani. Sconto di pena per i proprietari dei cavalli da palio che non rispettano le regole. Da 3 anni di sospensione del proprio cavallo dalle fasi del palio si passa a 2. E questa è la sostanziale novità inserita nel protocollo equino 2024 appena deliberato dalla giunta del comune di Siena. La causa della squalifica per 3 anni del cavallo era stata perorata dai capitani e dai proprietari. Il comune ha voluto dare un piccolo segnale di fiducia, anche se la squalifica per 2 anni è comunque una pena severa che si è resa necessaria nel tempo per evitare di arrivare al palio senza alcuni soggetti importanti. Nella sostanza sono 2 gli articoli che sono stati modificati, il 10 e l'11. Nel primo caso i cavalli del palio che non vengono presentati alle diverse fasi vengono poi squalificati per l'annata in corso e per l'anno successivo. Una volta preso parte ai lavori di addestramento, i cavalli devono essere iscritti e prendere parte al protocollo anche negli anni successivi, altrimenti incorreranno nella squalifica per l'anno successivo. L'articolo 11 riguarda invece quei cavalli che al termine del percorso di addestramento non vengono presentati alle previsite. In questo caso scatta la squalifica per l'anno in corso e per quello successivo. 10 gli appuntamenti in calendario per l'addestramento dei cavalli, 4 a Monticiano sulla pista del tamburo e 6 a Mociano, dove si terrà il primo appuntamento il 19 di marzo. Le iscrizioni dei cavalli si potranno fare a partire dal 5 febbraio fino alle 12 del 1 di marzo e le previsite per l'ammissione all'albo si terranno l'8, il 9 e il 10 di marzo. Allora, questi diciamo i dettagli più importanti per quanto riguarda le novità relative proprio a tutto il percorso della primavera che porterà poi ovviamente alle carriere del 2024. Allora, Viola stava appunto sottolineando nella copertina quelli che sono i punti principali per quanto riguarda le novità. Francesco, no? Appunto parlava dell'articolo 10 e dell'articolo 11 per quanto riguarda la decisione, che fu ovviamente argomento di cui si è parlato tanto lo scorso anno, da parte del sindaco di abbreviare un po' il periodo di sanzioni in caso il cavallo non venga presentato. Ecco, questo è un argomento di cui immagino avrete parlato anche diciamo come associazione con il sindaco. Sì, è stato un argomento portato proprio dal presidente in assemblea nell'associazione e poi presentato al sindaco e all'ufficio palio, ovviamente un parere che poteva essere suggeritivo ma al contesto. Ovviamente la sanzione ci deve essere, perché non ci dimentichiamo degli accaduti spiacevoli che ha vissuto tutta la festa, in mancanza di grandi cavalli che sono spariti addirittura prima delle visite nel palio diciamo post pandemia, quindi poi un palio che andò un po' in tutto un contesto un po' strano, sicché una reazione forte la squalifica, però forse giustamente mediare un po'. È ovvio, un cavallo non decide lui di andare o di non andare la mattina alle visite o all'entrone, c'è un proprietario che va sanzionato perché c'è sempre stato delle strategie, ma in questo caso si parla di cavalli buoni quasi sempre dove c'è le strategie, e quindi 3 anni un po' eccessivi erano, perché comunque adesso sono 2, secondo ora, te è giusto oppure manca un po' meno? Secondo me è una linea del buon senso, secondo me bastava anche l'anno in corso. Ma questo è il mio parere personale, però di già levare un anno da 1 a 2
facciamo l'esempio di un buon cavallo d'appaglio di 9 anni, lo squalifichi 2 anni a 11, ma se lo squalificavi 3 anni certamente era difficile ricalcare il tufo, insomma. E quel cavallo non è solamente del proprietario, è di tutta la festa e le contrade che lo vogliano, insomma. Viola, di questo argomento ne abbiamo parlato tantissimo, è stato un argomento di cui abbiamo parlato spesso anche con proprietari, capitani di varie contrade, no? Nell'anno, appunto, come diceva Francesco, post pandemia, quando poi fu inserita questa decisione. Cosa ne pensi di cosa ha deciso il sindaco quest'anno? Questo sconto di pena, secondo me, alla fine è un segnale di grande fiducia nei confronti dei proprietari dei cavalli, è un segnale che comunque il sindaco ascolta tutti, o perlomeno è questa la sensazione. Francesco, mi puoi anche confermare, perché in molti hanno detto sì, il sindaco ascolta e quindi sente le istanze di tutti e poi ovviamente decide quello che meglio crede. Però aver tolto un anno comunque la pena, come dicevo nella copertina, rimane molto forte, perché è una pena, e purtroppo è inutile penalizzare il proprietario, ma in questo caso il proprietario viene penalizzato di rimbalzo penalizzando il suo cavallo, e anche se il cavallo poverino non c'entra niente. E poi comunque l'anno in corso e l'anno successivo è sempre una pena abbastanza importante, quindi uno ci pensa, perché ritrovarsi come successe, come dicevi tu Francesco, nel palio post pandemia con cavalli spariti alle porte, alla vigilia della tratta, ritrovarsi anche prima delle visite, alla vigilia delle visite, sì. Sparivano, e quindi deve essere una secondo me responsabilità dei capitani il giorno della tratta decidere se non prendere, certo, certi cavalli buoni, cioè devono prendersela capitani questa responsabilità. Per cui i proprietari hanno, tra virgolette, il diritto dovere di portare, non so se hanno la passione di portare avanti dei cavalli, con quanto tempo, quanti soldi investono, credo che sia il massimo poi vederli correre in piazza, e ritirarli per strategie o per altri motivi, insomma, secondo me non è neanche bello per la festa. Poi alla fine, se ci sono delle strategie, le devono fare i capitani il giorno della, come hanno della fatto tratta anche altre volte, perché, certo, insomma, poi è successo anche. E fanno le scelte, esatto. I cavalli ci sono, quelli che stanno bene, ovviamente, certo, ci sono a disposizione. Se non li volete, non li votate. I vari livellamenti, certo, scartare, come è successo in passato, cavalli per manifesta superiorità o presunta, questa è la strategia delle contrade nei giorni del palio. Il primo è stato eccessivo, ecco. Sì, poi in particolare quel palio lì è stato veramente, certo, mi ricordo che eravamo al ceppo, no Viola, era veramente, cioè, diventata una cosa fuori da ogni, insomma, no, da ogni, sì, regola. Non ci si poteva credere. Esatto, incredibile, perché non arrivavano tutti, cioè veramente, sì, tutti i cavalli, quelli come hai detto te, magari più, insomma, attesi, non arrivarono, certo, quindi, certo, insomma, fu un poi palio la corsa, quello che avvenne quel giorno lì del, beh, palio, anche una conseguenza magari, certo, anche una conseguenza, perché dai spazi magari a un cavallo che doveva debuttare magari l'anno dopo, lo fa debuttare quell'anno, perché poi si manca dei punti di riferimento e dei cavalli li deve inserire. E poi venne purtroppo tutta quella vicenda di comandò il palio, nonostante che fu ben vinto dal drago, certo, però fu un momento un po' pesante. Sì, molto pesante. Tra l'altro c'è da dire una cosa, un piccolo particolare, che l'anno scorso al 30 gennaio già era, si poteva cominciare a iscrivere i cavalli, se non sbaglio. Quest'anno, sì, l'iscrizione per le previsite si apre il 5 febbraio, chiuderà alle 12 per il protocollo, le previsite invernali, quelle che chiamiamo volgarmente le previsite d'inverno, quindi chiudono il 1 di marzo, previsite che poi ci saranno l'8, 9 e 10 di marzo, mentre la prima corsa si terrà più o meno sempre nella stessa data, perché sì, diciamo che di marzo è stato un po' abbreviato il periodo, lo vedevamo prima, no, rispetto allo scorso anno, di iscrizione, perché lo scorso anno il protocollo uscì prima, cioè quest'anno, sì, è ritardato un po', immagino anche perché il sindaco quest'anno ovviamente ha
deciso, chiaramente essendo il suo primo anno, no, di fare degli incontri con appunto i proprietari dei cavalli, con i capitani, okay. E quindi chiaramente questi incontri hanno allungato un po' di più il periodo, sì, e quindi credo giorni, sia una settimana dopo sia uscito, e quindi c'è un periodo, però diciamo che più o meno poi le previsite, mi ricordo che anche lo scorso anno ci furono a metà marzo, quindi il periodo più o meno è quello. Là, fra le misure operative che riguardano invece l'ordinanza appunto del protocollo equino, c'è anche un punto, non ci sono novità, perché non ci sono delle novità particolari rispetto allo scorso anno, tutto è stato mantenuto, ma sottolineiamo un attimo un punto che è quello che si parla di una diciamo del fatto che debba essere fatta una relazione da parte della commissione veterinaria al termine della stagione paliesca. Questo elemento c'era anche lo scorso anno, però negli ultimi anni non so come sia andato bene l'iter, però Francesco. Ma ci sono delle regole scritte, che però delle volte c'è qualche defaianza e accade che poi magari non vengano, diciamo, non attuate, ma non torna per bene l'argomentazione. E questo aspetto qui, che a ottobre un proprietario gli viene fatta comunicazione dalla commissione tecnica veterinaria che il suo cavallo non è di interesse. Esatto, scusa perché non ho specificato, una relazione in cui si appunto parla del fatto se è il soggetto possa partecipare all'attività nell'anno successivo. È importante e rispettoso per il proprietario che comunque ha investito in un cavallo, certo, credendoci, e la commissione tecnico-veterinaria, che oltretutto abbiamo un grande livello di professionisti e tutto, non ritiene, in base all'addestramento, alle problematiche, tutto quello che può manifestare il cavallo, gli viene comunicato a fine stagione, almeno il proprietario decide se andarci in passeggiata o il cavallo, oppure prenderne un altro, certo, che magari può essere utile per fare, quindi saperlo e non svernarlo e arrivare lì arridosso e poi essere fuori non ingolfa il parco cavalli, anzi lo snellisce per gli inserimenti nuovi, e il proprietario giustamente questo è un elemento che voi avete anche sottolineato come associazione, sì, no? Mi ricordo che il presidente Osvaldo Costa all'uscita dal primo incontro sottolineò questa cosa, che era una abitudine e consuetudine che per diversi anni abbiamo avuto. Quindi c'era la disperazione e le arrabbiature quando arrivava la lettera, il cavallo non è più gradito, però poi funzionava meglio, no? In più c'è la fase 2, che ora lo possono fare anche i capitani, a ridosso, e quello è stato aggiuntivo. Però io credo che quella è la formula, almeno per quei pali, no, che l'esclusione per l'anno nuovo, no, per il protocollo. No, ma perché poi non è vincolante il parere dei capitani. Nel nuovo regolamento si prevede che i capitani facciano questo incontro prima che vengano ammessi i cavalli alle prove di notte, e quindi i capitani possono dare un parere non vincolante eventualmente se ci sono soggetti che non sono di particolare interesse. Questa cosa è diversa, questa della relazione. Che però non l'hanno sempre utilizzato. No. Allora, questa invece è una cosa diversa che c'era anche l'anno scorso e c'era negli anni passati, ma che probabilmente io non ho notizie di qualcuno che abbia ricevuto lettere. No, anche perché non ci sono. Però ribadisco, siccome il proprietario ha un ruolo importante, fa il parco cavalli, è giusto che se non ha un cavallo adatto gli venga detto a tempo che possa riacquistarlo un altro, perché è la cosa giusta, gli venga detto a fine stagione. No, di farlo risvernare o cosare, era già prevista, spero che se capiterà a qualche proprietario che gli venga comunicato che il suo cavallo, che venga fatto nei tempi giusti a ottobre, che uno prende le sue decisioni. Senti, si è parlato tante volte dei cavalli giovani, perché la riserva poi per il palio si è dato delle regole davvero all'avanguardia rispetto a tutti, rispetto all'ordinanza Martini, rispetto a tutti gli altri manifestazioni con uso di equidi. Il palio si è dato delle regole molto strette già da tempo e all'avanguardia. E nell'ordinanza, con tutte le misure operative, quelle che serviranno per poi mettere in pratica il protocollo, abbiamo la commissione veterinaria dovrà predisporre l'opportuna preparazione ai cavalli di 4 anni attraverso l'ufficio palio per garantire l'effettuazione di prove di addestramento. Quindi anche questo già c'era lo scorso anno. Nessuna novità, diciamo. E non è una novità, però mi ricordo anche con te, Francesco, abbiamo parlato tante volte del fatto che il parco dei 4 anni magari
per i più non è interessante, ma in realtà è quello fondamentale per la preparazione dell'anno successivo, e che quindi il gruppo dei cavalli giovani è molto importante. C'è questo tipo di preparazione, questa attenzione secondo te o no? Allora, ovviamente c'è due aspetti. Un cavallo di 4 anni, in base al soggetto che c'è, viene preparato più dettagliatamente o meno in base a come è predisposto. Non puoi forzare più di tanto. No, ma ti dicevo, questa garantire delle prove di addestramento, di solito vengono fatte delle batterie specifiche per i 4 anni, se non sbaglio. Sì, è giusto. Quindi per me è una cosa che ritengo, cioè il cavallo di 4 anni deve fare per forza un percorso obbligatorio per arrivare poi a 5 anni per poter accedere a tutto, e quindi è giusto che venga. Poi magari tra poco, adesso andiamo in pubblicità, parliamo anche insomma un po' di quello che magari potrebbe essere, no, il parco cavalli per il prossimo anno. Andiamo in pubblicità e poi torniamo tra poco. Torniamo al Palio d'Inverno, questa sera parliamo del protocollo equino. Da oggi pomeriggio conosciamo le conferme, anche alcune novità in vista appunto della primavera. Abbiamo parlato proprio con i nostri ospiti di cosa ci possiamo aspettare dai prossimi mesi, mesi che ci porteranno verso le carriere del 2024. Allora, stavamo parlando ovviamente di quelle che sono state le novità introdotte, cioè le sanzioni per i cavalli non presentati ridotte a 2 anni rispetto ai 3 precedenti, e poi abbiamo visto alcuni elementi che sono comunque fondamentali da mantenere appunto anche su un'analisi dei cavalli per quanto riguarda il futuro, diciamo così. Francesco, visto che stavamo parlando con Viola proprio di questo prima, diciamo, cosa ti aspetti un po' da questo anno, no? Perché abbiamo parlato del fatto che magari sono stati dei pali dove i cavalli più attesi non sono stati presentati, pali dove abbiamo visto alcune novità nei cavalli che magari quest'anno veramente potrebbero essere dei cavalli perfetti per la piazza, no? Quindi cosa ti aspetti? Un palio con quelle punte che abbiamo visto vincere negli ultimi anni, oppure insomma magari quelle non le vedremo più secondo te? Tutti si aspettano che ci siano i migliori cavalli, che possono essere assegnati dei rioni che esultano perché hanno il bombolone. Però non si può prevedere, perché giustamente poi ci sono tantissimi altri aspetti, c'è il percorso da fare, quindi i cavalli ci devono arrivare in fondo, poi c'è il palio con le sue strategie, ogni capitano ha le sue, deve portare... Poi c'è l'estrazione delle contrade. C'è l'estrazione, c'è tante vicissitudini, però il bello è che tutti i contradeoli sognano sempre il bombolone, non sognano, diciamo, l'inedito o il cavallo non considerato, che se ci so fa bene a tutti alla festa, però giustamente il gioco del palio è previsto che anche non ci siano, come è già successo. Allora, Viola, voleva farti una domanda per quanto riguarda un punto che riguarda in particolare i fantini, visto insomma da ex fantino, almeno sei la persona giusta, penso. Viola, ti mettiamo in un angolo stasera. Ormai. Allora, da tutte le parti. Allora, questa è una cosa che c'era anche precedentemente, però mi è sembrata anche interessante. Perché l'unica novità l'abbiamo detta, quella. Sì, l'unica novità, ricordiamolo, sono gli articoli 10 e 11, quindi... Per i proprietari che non portano i cavalli quando dovrebbero, c'è la squalifica dell'anno in corso e quella dell'anno successivo, quindi un anno in meno rispetto al passato. Allora, per quanto riguarda i fantini, i fantini devono seguire le indicazioni dei veterinari, cioè... proprio vi leggo le parole precise: osservare scrupolosamente le prescrizioni impartite dai veterinari della commissione tecnica. Vedo che nella stagione dell'anno scorso c'è stato molto dialogo, sì. Ma questo si è visto negli ultimi anni, specialmente l'anno scorso, sì, molto più, diciamo, avvicinarsi da parte degli attori, anche l'amministrazione stessa, la commissione tecnica veterinaria e gli addetti ai lavori, e questo è fondamentale per tutti, perché più siamo vicini più ci si confronta. E questa sì, c'è sempre stata, ma secondo me c'ha proprio una logica, perché non essendo corse agonistiche dove io corro per conto mio e inseguo una vittoria o un premio, e quindi ho
so quello che posso fare che, o che non posso fare, però devo fare di tutto per vincere. Siccome sono sempre corse, ma di addestramento, è giusto che i veterinari, la commissione tecnico-veterinaria, se ritiene che in una mossa a Mociano o una circostanza bisogna fare in una certa maniera, che lo facciano, perché dobbiamo addestrarli i cavalli. Poi ovvio un po' dire, un po' chiedere il serio impegno a, con questo cavallo almeno due giri a Monticiano lo vogliamo vedere, perché loro hanno le loro schede, le loro motivazioni e dovranno fare le loro valutazioni. Ma ho visto che anche oggi, soprattutto, diciamo che la provincia tra virgolette è fatta di ragazzi giovani, ma ho visto sono molto collaborativi. Poi c'è sempre le giornate dove c'è le giornate più. No, però insomma E poi abbiamo questi 10 appuntamenti, esatto, quindi confermano 10 appuntamenti rispetto agli 8. Solamente cambiamenti climatici, quello è un problema tutti gli anni ultimamente purtroppo, perché piove, quindi ovviamente va a finire che poi gli appuntamenti insomma vengono spostati, annullati, rimandati, tutto un caos sul calendario iniziale che è quello che abbiamo adesso, e poi si cambia sempre. Però 10 appuntamenti ormai sembra un po' un numero che va bene a tutti, diciamo. Sì, perché sono 6 Mociano e 4 Monticiano. Sì, vanno bene perché il parco cavalli è ampio e tutti devono fare un percorso e sono date distribuite in una maniera, salvo un maltempo, insomma, che permette di programmare il lavoro a cavallo e portarlo avanti per averlo al top poi, diciamo, per il 29 giugno, insomma. Ecco, le previsite invece sono, diciamo, prima viola, non mi ricordo le date. 8, 9, 10 marzo, ecco, per la missione all'albo. Per la esatto, missione all'albo. E poi quelle ovviamente, vabbè, prima, insomma, a giugno, no? Ovviamente. Giugno. Questo è un tema di cui avete parlato voi, sì, l'associazione, sì, con il sindaco, sì, perché ci sarebbe l'idea invece per quanto riguarda, sì, insomma, l'associazione, magari di proporre un, sì, periodo diverso. L'associazione ovviamente che è appassionati, tecnici, addetti ai lavori, è propositiva. Idea dell'associazione, Osvaldo ha posto una riflessione su quelle riguarda le visite per la tratta del 29 giugno, di aumentare un giorno delle di giugno visite. E poi ovviamente anche del Palio di Agosto, cioè invece di farle in due giorni come vengono fatte, a quel punto facciamole in tre giorni. Ma perché questo? No, perché però i cavalli sono tanti, arriva a 90-95 cavalli, e ovviamente 95 cavalli che hanno tutti ovviamente quel tot di minuti per essere visitati, salvo particolari imprevisti, ma non puoi dare più tempo a uno o meno a un altro, ovviamente ci sono anche 4 anni dentro, e quindi di non interesse per il palio in corso ma per il palio futuro, di riuscire a fare in tre giorni, magari il primo giorno uno fa 4 anni, e poi almeno quel tempo che rimane a quei 70 cavalli da pronto uso per il palio hanno una forbice di tempo tutti equa, ma più ampia, di anche attenzione. Che è molto importante, anche perché quest'anno abbiamo visto che ci mettono di più, perché sono più scrupolosi. Sì, no? Sì. No, ma io, sai, io ne ho passate tante di visite fin dall'inizio della previsita, da quando veniva fatta a San Piero in barca in barca, e sicché è mutata, però insomma io non posso dire che si è visto commissioni tecniche non attente, poi può succedere di tutto. Ovviamente c'è un grande rapporto con questi veterinari di questa commissione tecnica e con i proprietari, allenatori e fantini, bello comunicativo. Importante questo secondo me, e sarebbe avrebbe proprio il senso di aumentare quei minuti a ogni soggetto a pronto uso per il palio. Sì, perché poi ovviamente appunto le giornate sono molto intense, si parte molto presto la mattina, quindi ovviamente i cavalli arrivano uno dietro l'altro, a certo, volte ovviamente si va anche un po' in ritardo perché appunto come dicevi ci vuole il giusto tempo, certo, per ogni cavallo, e quindi magari avere un pochino più tempo può anche permettere insomma, no, di fare tutto con più tranquillità, diciamo, sì, così. Quindi vediamo poi cosa deciderà il comune per quanto riguarda questo aspetto, però insomma mi sembra che ci sia volontà di ascolto, no? Sia con le contrade, sì, che intanto con già per le iscrizioni hanno messo 3 giorni. Sì. Quindi di solito erano 2, no? Se non sbaglio. L'iscrizione al protocollo. Invece evidentemente ne hanno messi 3, tanto, perché anche sì, per sì, l'iscrizione al protocollo abbiamo visto che c'è molta più attenzione, quindi controllano anche tanto abbiamo a che fare con i numeri, purtroppo bene che i numeri sono cresciuti molto, però ovviamente i numeri li va dato, più numeri so, più li va dato tempistiche giuste per essere
Quanti altri avete chiesto al sindaco? No, vabbè, questi, no, allora, no, allora intanto c'è stata questa proprio, ora posso dire, una battaglia, non una battaglia, un'idea personale di Osvaldo che io quando sono entrato nel consiglio ho trovato e ho appoggiato pienamente, che è quella che il 23 febbraio verrà fatta con i dirigenti ASL, diciamo un confronto, no un confronto, cioè verrà spiegato un incontro informativo. E si aspetta, è stata mandata già richiesta al Comune di Siena una sala dove farlo, e non è per l'associazione, poi entro nel dettaglio, è aperta a tutti, anzi è di interesse di tutti, perché cambiano le norme, cambiano le normative, c'è questi cavalli, il ruolo del detentore, l'uso dei farmaci, c'è tanti aspetti che le amministrazioni e l'ASL ti educano, perché le cose cambiano per fare meglio e per non incorrere a sanzioni. E quindi è molto importante chiunque ci abbia un cavallo o cavalli d'assalto dentro, perché chi è detentore, cioè chi detiene un codice stalla e quindi detiene dei cavalli, certo, ha delle normative che deve rispettare, tra cui quelle nuove, che se non ce le dicano. No, questo poi sono già, no, sì, le sapete, sì, sì, cioè sono, vabbè, ma già però, in vendita ufficiale, però è un momento di dibattito perché importante, dal 18 certo, gennaio è cambiato tutto, quindi ci sono tutta una serie, e questa è una cosa molto, molto, molto importante, al di là del cavallo che uno c'ha, perché bisogna sapere le cose come devono essere fatte, che poi questo è solo uno dei primi eventi, perché avete in cantiere diverse, sì, 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 idee, sì, cioè, no? Questo ovviamente è più vicino a livello temporale, sì, sì. C'è però un insomma po' avete in cantiere varie idee. Qualche seme è stato già esatto, già quindi messo, insomma sì, anche questi incontri con il sindaco, quindi così di collaborazione. Il 23 febbraio ci sarà questo incontro aperto, sì, a tutti, gratuito. Esatto, questo vedremo è il primo appuntamento. Sì, sì, sì. Primo appuntamento, poi ci diranno, Viola, dove ci saranno. Saranno questi due medici della, sì, ASL, sì, Toscana Sud-Est. Sì. Che ci ha dato grande disponibilità. Sì, perché c'è la banca dati, c'è l'anagrafe equina, c'è l'uso del farmaco, quando è ricettato, ma insomma c'è tanti aspetti da importanti. Serve collaborazione ed è fondamentale. Allora, possiamo dire, Francesco, che insomma c'è soddisfazione da parte dei proprietari dei cavalli su questo protocollo? Cioè si è soddisfatto? Ma io penso di sì, perché comunque è rimasto uguale e vedo che ha toccato degli aspetti che sono... è un piccolo passo verso i proprietari, nella sanzione, nella lettera da mandare a fine stagione, cioè è un riavvicinarsi, avere un dialogo nelle esigenze di un proprietario, gli va portato rispetto perché portano cavalli in piazza. Quindi insomma direi assolutamente di sì. Bene, io vi ringrazio. Viola, vuoi aggiungere qua? Vuoi fare un'ultima domanda a Francesco prima di salutarvi? Non lo so. Allora, Francesco, c'è qualche altro punto che ti sei sottolineata? No, non del protocollo, perché come abbiamo già visto tutto, però allora Andà e Bola, Violenta da Clodia, e poi qual è l'altro cavallo? Ah, poi abbiamo Zio Frac. Zio Frac. Sono questi i tre cavalli? Vabbè. Poi c'è le sorprese. D'inverno sono questi, si può dire, no? Sì. Vabbè. Se guardiamo all'anno scorso, quindi. Sì, 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 vabbè. Se guardiamo ai pali del 2024? Vabbè, dall'anno scorso questi sono i cavalli che chiacchierano di più, i contradaioli, che vorrebbero avere nella stalla. Poi ci saranno, non ci saranno, quello è un altro punto interrogativo. Un altro aspetto. No, ma io voglio però sapere, ma te avevi già messo gli occhi su qualcuno di cavalli? Di quelli che devono subentrare? Ma guarda, abbiamo un grande materiale. È inutile fare nome, ma abbiamo un grande materiale, un grande parco cavalli. Il problema rimane lì, che magari c'è dei cavalli che saranno molto utili per il palio e non parteciperanno mai, perché ce n'è veramente tanti e quindi tutti. Allora ti faccio io la domanda, invece il Parco Fantini? Visto che hai detto Parco Fantini, ora siamo in un momento asettico, quindi il pensiero è più libero. Abbiamo dei big che sono, cioè tre Fantini che sono i tre Fantini. Poi c'è un po' di squalifiche, quindi insomma. Squalificato. Poi ci sono i Fantini, diciamo, quelli che cercano sempre la conferma, ma c'è la possibilità di dare largo a giovani, perché abbiamo anche un bel parco giovani, secondo me. Ecco, quindi speriamo, sì, insomma, quest'anno. E come il cavallo, come si fa 4 anni per parco cavalli, bisogna inserire ogni tanto un Fantino giovane per dare linfa nuova. E quello ovviamente è la primavera. Non abbiamo però notizie né della conferma eventuale, ma probabilmente si va verso la riconferma della commissione veterinaria,
né di chi sarà il mossiere, e anche lì suppongo ci sarà una riconferma di Calamassi per il periodo dell'addestramento. Ancora non hanno dato, esatto, no, questo non abbiamo notizie. Io speravo ci fosse qualche... No, questa non ho nessuna notizia. Non abbiamo notizie. Forse immaginiamo di sì, cioè non essendoci, non lo so, sì, ancora non è stato comunicato dal comune, ma credo che arriverà in settimana prossima la comunicazione, cioè nei prossimi giorni. Sì, magari questo è... Sarà successiva. Al proprietario, al protocollo non è interessante, basta ci sia un mossiere, ma penso che il ruolo di Andrea Calamassi l'ha adempito al meglio e... Penso arriverà. Io delle volte farei venire più il mossiere, però quello che poteva dare il palio per conoscere di più cavalli fantini. Questo è un altro tema. Un par di volte a Monticiano, sì, una volta. Però c'è sempre questo doppio aspetto, no? Sì, è vero, che, è vero. Se viene troppo, prende troppa confidenza e quindi non è più una persona super partes, no? C'è sempre questo. Partiamo questo dalla presunzione, dal concetto che però è super partes e quindi è un interesse a lui conoscere meglio cavalli durante l'anno e anche meglio un po' i fantini, sa, quello più furbo, quello meno furbo. Sarebbe un po' quello che ci fa e quello che ci è, insomma, no? Però giustamente saprà l'amministrazione come gestire questa cosa. A breve sicuramente sapremo anche questo per quanto riguarda il mossiere nelle corse di addestramento. Allora, io vi saluto perché poi ovviamente procediamo, andiamo avanti con le altre notizie di questa sera. Grazie Viola. Torna quando vuoi, tanto sei con noi ogni settimana con tantissime interviste, anzi tra poco torni perché tra poco sentiremo proprio un servizio che hai realizzato questa mattina. Grazie a Francesco, grazie mille per essere stato con noi e buon lavoro per quanto riguarda anche tutta l'associazione, tutto questo percorso importante e il mondo dei cavalli. Noi invece torniamo tra poco dopo la pubblicità con altre notizie. Adesso cambiamo argomento, si aprono nuove ed importanti collaborazioni tra aziende del territorio senese e mondo della medicina veterinaria. In via di definizione un nuovo accordo tra DS, Università di Parma e l'Arma dei Carabinieri per studiare la VES nei cavalli di ogni razza ed età. Oggi in visita all'azienda senese il professor Rodolfo Gialletti ed il colonnello Carlo Alberto Minniti. Per noi c'era Viola Carignani. Massimiliano Boggetti, oggi una visita di alcuni veterinari che seguono anche il Palio di Siena, che rappresentano l'Arma dei Carabinieri e l'Università di Medicina Veterinaria di Parma. Che cosa facevano in questa visita? Beh, noi con loro abbiamo parlato del lancio di questa nostra nuova tecnologia che è la VES applicata al mondo animale, nello specifico al mondo dei cavalli, e abbiamo trovato un accordo di collaborazione che prevederà di fare degli studi clinici e poter associare questo importante parametro molto semplice da eseguire a bordo di una macchina trasportabile e di dare l'opportunità al veterinario di valutare lo stato di salute dell'animale. Il primo studio che avete fatto lo avete fatto proprio con il dottor Ciampoli e il Plasma Life e tutti i suoi cavalli che donano il sangue? Sì, è stato il primo studio, è uno studio che ha messo le basi nel dimostrare che così come nell'uomo, anche nel cavallo esiste una correlazione tra lo stato di infiammazione generale e lo spostamento della velocità di retrosedimentazione nel sangue. E questo apre diversi tipi di opportunità, un'opportunità ovviamente etica nei confronti di un animale che potrebbe avere uno stato infiammatorio generato da patogeni o da traumi, fino ad arrivare ad una possibile applicazione più sportiva dove si valuta quello che è lo stato di salute e quindi correlando la performance del cavallo con il suo stato di salute. Che tipo di lavoro scientifico farà l'Università di Parma sulla VES? Dobbiamo innanzitutto cercare di capire che funzione abbia la VES nel cavallo, quindi inizieremo uno screening con un numero molto alto di cavalli cercando di individuare un valore soglia e poi cercheremo di dargli un significato se è veramente un elemento importante per diagnosticare delle forme infiammatorie, come sembra ovviamente, e quindi lavoreremo su questo in maniera molto interessante, spero. No, è stato un passo importante, ho lasciato mezzo cuore all'Università di Perugia e
mi è dispiaciuto moltissimo da un punto di vista umano lasciare tanti amici, tante persone, una famiglia che era l'università oltre a quell'altra e niente, sono a Parma, c'è un'onda di novità a Parma che mi piace molto cavalcare adesso, vediamo, speriamo bene. Che tipo di accordo e di ricerca potreste fare insieme alla DS sulla VES per il migliaio di cavalli che avete nei vari allevamenti sparsi per tutta l'Italia? Ma sicuramente questo progetto che stanno portando avanti, già ormai insomma, è operativo in umana e in veterinaria sui piccoli animali, potrebbe dare un ulteriore impulso a quelli che sono i parametri di evidenza di situazioni che alterano lo stato di salute dei cavalli, quindi potrebbe uscire un accordo soprattutto a livello di ricerca scientifica e ricerca clinica per valutare se effettivamente la VES come parametro può avere una sua utilità. Potremmo sviluppare questo progetto di ricerca coinvolgendo il parco equidi, che è l'arma che coinvolge almeno 9 razze autoctone italiane tra cavalli e asini e con così con un migliaio di soggetti di tutte le fasce di età e di tutte le condizioni diciamo, fisiopatologiche, quindi dal puledrino al cavallo anziano riformato che ormai campa per patologie croniche. Adesso parliamo di un progetto tra l'azienda ospedaliera universitaria senese ed il gruppo donatori di sangue delle contrade. Il progetto è nato alcuni anni fa, ma oggi facciamo proprio un bilancio per gli importanti obiettivi che ha raggiunto in questi anni. Il progetto è dedicato ai disturbi alimentari nei minori. Coloro che lavorano proprio per portare avanti questo impegno ci hanno parlato del percorso di questi anni e ovviamente anche del futuro. Un progetto per i disturbi alimentari dei minori dell'azienda ospedaliera universitaria senese in collaborazione con il gruppo donatori di sangue delle contrade. Un progetto nato alcuni anni fa ma che continua a portare avanti iniziative molto importanti e che guarda anche al futuro. Allora, come nacque l'idea di questa collaborazione? Questo progetto nasce perché noi abbiamo sempre voluto puntare sui giovani, promuovere comunque i giovani perché sono il futuro, sono il nostro futuro e perché potrebbero essere dei probabili futuri donatori di sangue. Il progetto cominciò nel 2016 per poi concretizzarsi nel 2017. Prendemmo in considerazione una fascia di età dai 10 circa ai 17 anni per quello che riguarda i disturbi alimentari e abbiamo finanziato un'equipe di persone altamente specializzate, psicologi, pediatri, appunto per risolvere questi problemi, questo problema. Questo progetto partì nel 2017, fu finanziato per 2 anni più 1. L'azienda ospedaliera poi ha ritenuto questo progetto molto valido e lo ha integrato all'interno dell'ospedale Le Scotte. È sicuramente un'eccellenza, un fiore all'occhiello, perché comunque andava a coprire un gap, un vuoto che non veniva considerato. E molte persone che avevano questi problemi dovevano andare in strutture fuori dalla regione toscana. E questo progetto è molto buono, è stato fatto proprio dell'ospedale Le Scotte e per noi è un motivo di soddisfazione e di vanto aver contribuito ad aprire un centro del genere. Parliamo di come si sviluppa questo progetto e anche dell'importanza che ha. Sì, grazie dell'invito, grazie anche ai donatori del sangue, grazie ai quali abbiamo iniziato questo progetto nel 2017 sui disturbi del comportamento alimentare nei minori, che è partito come un progetto sperimentale e come progetto sperimentale aveva una delle caratteristiche essenziali, quello di costruire un'equipe praticamente ex novo di psicologi che prendessero in carico i pazienti
e in collaborazione all'unità complessa della pediatria potessero seguire il percorso verso una cura e un riadattamento delle persone in un contesto familiare piuttosto che l'inserimento in strutture residenziali o di cura. In questo abbiamo nei primi 3 anni avuto una buona risposta e anche un carico di persone e familiari che ci hanno portato a chiedere spazio ancora di finanziamento ai donatori del sangue, che ci ha supportato. Ma in tutto questo l'azienda ospedaliera ha preso coscienza e ha visto che il servizio che da sperimentale funzionava bene è diventato anche strutturato all'interno dell'azienda. È nel PAO come nucleo per i disturbi del comportamento alimentare nei minori e in questo momento il progetto sta continuando così come finanziato dai donatori del sangue. La presa in carico è di tipo psicologico in collaborazione con l'unità di pediatria che si occupa ovviamente dell'aspetto biologico e medico della patologia. Abbiamo in consulenza sia neuropsichiatri che dietisti che ci possono in questo appunto aiutare e supportare in un percorso verso la guarigione. Uso questa parola in maniera anche un po' spavalda perché spesso di disturbi del comportamento alimentare non si parla mai di guarigione, invece è possibile, soprattutto nell'età infantile e nell'età adolescenziale precoce è proprio questo l'obiettivo che dobbiamo porci come curanti, quindi non una compensazione di una patologia ma andare verso una esacerbazione del nucleo patologico per arrivare a una vera e propria guarigione. Ecco, abbiamo dei numeri per quanto riguarda il nostro territorio, visto che lei ha parlato di un progetto che va avanti da diversi anni, quali sono più o meno i dati che abbiamo? Sì, abbiamo i dati del progetto sperimentale che è durato 3 anni, sono una presa in carico di circa 564 famiglie, direi, di un'età che varia dalla nascita fino ai 17 anni. Dalla nascita anche perché abbiamo circa 4 casi di anoressia del lattante, di cui si parla veramente molto poco. Ma che chiaramente non è l'anoressia tipica di cui tutti siamo a conoscenza, è comunque un vero e proprio rifiuto del cibo del lattante che può mettere in difficoltà anche il proseguire della vita vera e propria. I dati sono anche evidenza di praticamente un aumento del circa 80% dopo il Covid per le prime visite e le richieste anche rispetto alle urgenze e alle patologie più gravi sono aumentati gli accessi in pronto soccorso quasi dell'80%. E principalmente questo tipo di patologia che viene considerata essere tipica femminile, abbiamo visto anche un incremento, abbiamo un 10% di incidenza di anoressia sui maschi che arrivano, probabilmente forse anche per un bias culturale, solo quando sono molto gravi e quindi quando c'è un indice di massa corporea che può mettere a rischio gravemente la loro vita. Se no, probabilmente rimangono così un po' nascosti anche o dalle famiglie o dalla società in genere. Sì, la nostra associazione è stata di fatto coinvolta, anzi personalmente sono stato coinvolto dalla dottoressa Orsi che mi ha diciamo inserito in questo progetto pur non facendo parte del personale medico o comunque specialistico. In realtà ecco quello che sto coordinando è un gruppo di autoaiuto tra i genitori, niente di più, ecco, quindi un gruppo dove ci si confronta, si parla, ci si racconta soprattutto e ogni genitore si sente libero poi di esprimere anche le proprie emozioni, i propri stati d'animo. La difficoltà più grossa dei genitori, ecco, che si trovano in questa situazione spesso, ecco, e qui riferisco un po' quello che sento da loro, è il non sapere a chi rivolgersi. Questa è la prima difficoltà. Per cui
si trovano spaesati, si trovano disorientati, spesso si trovano in difficoltà, si affidano al sentito dire, alle notizie che poi vengono magari anche su internet o quelle che riescono a recuperare in questo modo. Questa difficoltà è molto sentita sicuramente tra i genitori. Penso che la soluzione, io ovviamente non so dare soluzioni né organizzative né di tipo specialistico, però è chiaro che non basta creare un centro, no? Quindi ovviamente c'è da dargli pubblicità e non solo, penso. C'è da invitare, da coinvolgere le persone che poi a vario titolo rientrano o sono poi partecipi di questa problematica, e mi riferisco anche al personale medico, a pediatri, a medici di base, che dovrebbero in qualche modo indirizzare anche e dare delle indicazioni ai genitori che si trovano in questa situazione. Quindi questa è la prima difficoltà. La seconda difficoltà che i genitori incontrano è ovviamente una struttura che sia in grado di curare i propri figli. Ecco, e spesso insomma le esperienze sono le più varie, non tutte positive, a dire la verità nemmeno tutte negative, ma comunque ecco, l'idea di questo progetto, che ruota intorno a questo progetto, ovvero di una multidisciplina, cioè di varie persone che a vario titolo hanno a che fare insomma, con i ragazzi e con i genitori, mi sembra sinceramente la più efficace per la cura insomma dei figli. Il Palio d'Inverno torna la prossima settimana, come sempre ogni giovedì sera, per parlare insieme di tanti argomenti e novità del mondo del palio e delle contrade. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.